Ciao a tutti, oggi volevo mostrarvi cos'è un Mai Tai e soprattutto come si usa. Allora, eccolo qua, questo è un Mai Tai. È un supporto portabebè un po' più strutturato di una fascia lunga, vedete che ha già una sagoma, un corpo, per cui magari assomiglia un pochino di più a un marsupio. In realtà permette comunque di mantenere la posizione fisiologica dei bimbi, proprio perché ha la seduta larga. In particolare la seduta e anzi tutto il corpo non deve misurare meno di 40x40 cm, proprio per garantire la corretta apertura delle gambe. In più ha delle fasce che comunque sono da legare, per cui rimane un po' più versatile. In questo caso le fasce sono strette, per cui sono di 10-12 cm e il corpo è, lo vedete? Leggermente imbottito, all'interno un panno di cotone fibrocompresso che assorbe il sudore. Questo Mai Tai in particolare ha anche il paratesta, poi vi faccio vedere come si utilizza. Volevo però farvi vedere un altro modello. Ecco qua. Questo è un altro Mai Tai, sempre con la stessa forma, diciamo che questa forma è quella che mi caratterizza un pochino. In questo caso però non c'è l'imbottitura, è formato semplicemente le due strati di tessuto e ha la fascia superiore un po' più larga. Qui siamo sui 20-22 cm. Cosa preferire? Dipende un po' da voi. Allora, per quanto riguarda il corpo, c'è qualcuno che preferisce quello solo di tessuto perché lo trova più leggero, più traspirante. Anche se, come vi dicevo, quello imbottito assorbe di più proprio il sudore. Per i bambini più piccoli spesso viene preferito quello con un po' di imbottitura perché si sagoma di più, avvolge di più il corpo del bambino. Idem per le fasce. Le fasce larghe avvolgono di più il corpo del bambino, soprattutto se è un neonato o anche se ha qualche mese, diciamo. Si allargano di più sulle spalle, quindi c'è chi sostiene che scarichino meglio il peso, cioè non si arrotolano e il peso non è tutto qua. Di contro c'è qualcuno che preferisce le fasce strette, perché questo è comunque più tessuto da arrotolare. Spesso il Mai Tai viene scelto proprio perché c'è meno tessuto da legare rispetto alla fascia lunga. Per cui va un po' a vostro piacimento. Vi faccio vedere la legatura con entrambi, anche perché vediate la differenza ottica, visiva. Allora, vi mostro il pancia contro pancia. Leghiamo la fascia inferiore con un doppio nodo, perché poi non lo andiamo a toccare più. Ok? Prendiamo il bimbo. Il Mai Tai viene utilizzato solitamente dai 3 mesi perché mantiene la posizione delle gambe già un pochino più allargate rispetto al neonato che sta con le gambe a ranocchie. Ci sono comunque degli adattamenti per utilizzare il Mai Tai prima dei 3 mesi. In linea di massima teniamo conto questo. Sarebbe un supporto utilizzabile dai 3 mesi, cioè quando i bimbi già stanno con le gambe un po' più allargate. Ecco qua. Allora, attenzione a fare questa cosa, a infossare bene il sederino del bambino. Perché? Se io tiro su semplicemente il supporto, rimane molto basso il collo del bambino e qua sotto è molto vuoto. E invece noi andiamo a riempirlo tutto. Ecco qua. Fermo il bambino, lo teniamo per la parte alta del Muay Thai, cioè dove c'è il collo, e non in basso, in modo che garantisco che comunque se il mio bimbo si muove, lo sto tenendo. Supportandolo, butto dietro una fascia sulla spalla, cambio il supporto, recupero la fascia incrociandola e infilandola sotto il piede del bambino e la posiziono alla fine fra le gambe. Come al solito, quando abbiamo una fascia da bloccare e non abbiamo abbastanza mani per far tutto, fra le gambe, così rimane ferma. Di nuovo, butto dietro, la recupero con l'altro braccio e sotto i piedi, al piede del bambino. Recupero entrambe le fasce. Allora, cosa succede? Vedete che io adesso ce l'ho molto largo qui, per cui
devo tirare semplicemente uno e due. Alcune persone preferiscono fare questo, soprattutto se il bimbo pesa tanto, perché vi aiuta a tirarlo bene in alto. Come si lega? Si può legare direttamente sotto al sedere del bambino con il doppio nodo. Oppure, visto che avanza molto il vestuto, si può incrociare sotto al sedere del bambino, sempre passando da sotto le gambine, e legare dietro con il doppio nodo. Oppure, altra variante, è questa. Aprire bene le fasce e farle passare prima sopra il sedere dei bambini e poi sotto ai piedini, in questo modo. Eventualmente poi sistemando. Dietro faccio il doppio nodo e poi sistemo bene. Ecco qua. Attenzione a questa cosa, la fascia sostiene bene il sedere, vedete che si incrocia sotto al sederino, non pinza le gambe, non blocca totalmente le gambe, ma avvolge dal ginocchio alla coscia praticamente, in questo modo, e non bloccando la gambina sotto, ok? Se c'è il sole potete semplicemente alzare il paratesta, se invece i bimbi dormono, con i bottoncini potete garantire più supporto alla testa e in questo modo siete a posto, siete pronti per andare a fare un giretto con le mani totalmente libere. Vi faccio vedere anche cosa accade con l'altro metà, è un pochino più largo. Allora, sto sbracciando dietro intanto. Quando lasciate le fasce, supportate il bambino perché non è più in sicurezza. Per sfilarlo lo prendiamo sempre sotto l'ascella e voilà. E poi disfo il doppio nodo. Di nuovo, proviamo con questo. Lego la parte sulla pancia con il doppio nodo dietro sulla schiena. Prendo la mia bimba, la faccio sedere, infosso bene il sederino nel supporto e di nuovo tengo il peso, butto dietro. E recupero sotto alla gambina e in mezzo alle mie gambe, butto dietro la spalla, incrocio sotto le gambine, tiro e posso legare sotto il sederino, ma per esempio è ovvio che con queste fasce molto più larghe, sono larghe quasi il doppio dell'altro, io posso fare benissimo questa cosa qua. Avvolgere, passare sotto i piedini e legare dietro con il mio bel doppio nodo. In questo modo ho le fasce molto più avvolgenti. Per esempio, uno degli adattamenti che vengono utilizzati per portare con i Muay Thai i neonati è questo, avere le fasce larghe che avvolgano di più. Altrimenti, come al solito, sotto le gambine. Uno e uno, due. Attenzione che se fate questa stessa manovra che ho fatto io, vi toccherà stringere di più la legatura, perché ovviamente questo si allarga, altrimenti vi trovate molto larga la parte superiore. E invece noi restringiamo e poi stringiamo il nodo. Ok? Avete capito? Buon portare a tutti!